Salve a tutti, in questo video andremo ad aprire uno degli applicativi che abbiamo fatto l'ultima volta e lo andremo ad usare lato utente, quindi l'attività che andremo a fare è come un utente, non uno sviluppatore, dovrebbe usare l'applicativo che abbiamo fatto. Nello specifico andremo a vedere come usare quel componente che si chiama report interattivo, quell'elenco di righe nella tabella che abbiamo creato e vedremo come un utente potrà gestire, filtrare, ordinare, fare tutta una serie di attività all'interno di quel tipo di tabella. Accediamo all'applicativo, come sempre il nome dell'area di lavoro, il nome utente e la password. Nello specifico andiamo in App Builder, abbiamo l'elenco di tutti gli applicativi. Voi avete gli applicativi che iniziano con A e 0, quelli che abbiamo fatto l'altra volta. Nello specifico andremo ad usare la 02.1 attività manuale. Quindi lo selezioniamo, lo facciamo partire, significa che il link che compare sopra è il link che vedrà un utente finale, al quale potremo già dare esattamente questo link. Mettiamo un nome utente ed una password ed entriamo dentro l'applicativo. Questo l'avevamo già fatto. Riconosciamo l'applicativo che aveva una voce di menu attività che si può vedere anche nella scheda che è nella pagina principale. La selezioniamo. Questa tabella si chiama report interattivo perché è un oggetto particolare di Apex con tutta una serie di caratteristiche. Vi ricordo che facendo un clic sulla matitina si apriva una scheda per modificare i dati, ma non parleremo di questo. Alla stessa maniera su Crea si poteva aprire questa scheda per creare nuove righe. Non parleremo di questo, parleremo invece di come poter ricercare, ordinare, elaborare tutta una serie di informazioni che sono presenti in questa tabella, in questa griglia. Quello che si chiama tecnicamente proprio report interattivo, perché ha una serie di funzionalità. Il report, ad esempio, la prima cosa che si vede, ha sempre una casella per una ricerca su tutta la riga del testo che noi vogliamo fare. Se ad esempio io volessi ricercare Carla, che è uno dei nomi degli assegnatari, scrivendo Carla, lui mi filtra tutte le righe che ha in tutta la riga almeno contenuto Carla, come viene mostrato in questa casellina che compare qui con la lente di ingrandimento. Tant'è vero che c'è scritto la riga di testo contiene Carla. Questo oggetto è importante perché è il risultato della nostra azione. Noi abbiamo effettuato un filtro, precisamente un filtro a riga intera. Lo si capisce perché la lente di ingrandimento celeste che è qui indica proprio questo, che è una ricerca a riga intera. Poi vedremo che ci saranno altri iconcini con altri colori. Il filtro che abbiamo fatto può essere disabilitato temporaneamente facendo un clic sulla casellina o riabilitato, oppure può essere cancellato completamente, quindi è come se noi non avessimo mai cercato niente. Se noi, anziché cercare direttamente qui dentro, scegliamo prima da questa lente di ingrandimento uno dei campi che sono presenti qui dentro, che corrispondono alle colonne della tabella, ad esempio progetto, e scrivessimo qui dentro, ad esempio bug, ecco che lui in questo caso non mi darebbe l'iconcina celeste della lente di ingrandimento, mi darebbe un imbuto verde perché mi dice progetto contiene, quindi mi sta filtrando solo in una colonna. Alla stessa maniera posso disabilitare temporaneamente il filtro o riabilitarlo, oppure posso eliminarlo completamente. Quello che ho appena fatto è equivalente a cliccare sull'intestazione della colonna e scegliere uno dei valori che saranno i valori distinti che sono all'interno della colonna, oppure posso scrivere qui dentro una parte del nome o
mentre digito già c'è una ricerca, potrei scegliere la voce che mi interessa. Se io do l'invio, avrei esattamente, se non scelgo la voce, il contiene, oppure esattamente scegliendo la voce avrei che il valore deve essere esattamente quello che ho scelto. In ogni caso c'è sempre l'iconcina dell'imbuto verde, posso disabilitarlo, riabilitarlo oppure eliminarlo completamente. I filtri possono essere applicati in sequenza e in sequenza verrebbero applicati con la regola dell'AND, significa che devono essere soddisfatti contemporaneamente. Ad esempio io potrei scegliere come prima una voce qualunque, quindi Mario, e quindi filtrerei a riga completa tutte quelle righe che contengono il testo Mario, dopodiché potrei dire che io voglio lo stato aperto. E quindi vedete che si sono create due condizioni di filtro, una riga intera e c'è la lente di ingrandimento celeste, e una invece sulla colonna stato che mi dice che è uguale ad aperto. Quindi io potrei disabilitarne solo una, tutte e due come prima, o eliminarle. Una nota d'attenzione: mentre la ricerca su tutta la riga non può essere modificata, quindi significa che io non la posso cambiare, la posso solo disabilitare o eliminare, la ricerca con l'imbutino verde, quindi fatta su una colonna, io la posso modificare. Quindi all'interno, facendo un clic nella voce, mi compare una maschera dove ci sono delle opzioni di filtro. Potrei cambiare addirittura la colonna, potrei cambiare l'operatore, in questo caso essendo una colonna testuale gli operatori possono essere uguale, diverso, nullo, non nullo, simile, e poi li vedremo, insomma, quindi ce ne sono diversi, vi invito ad esplorarli. Ad esempio potrei mettere diverso di aperto, modificandolo mi farebbe vedere, il punto esclamativo uguale significa diverso, mi farebbe vedere tutti quelli che contengono Mario, ma lo stato è diverso da aperto. Una cosa interessante è il simile, perché corrisponde a quello che tecnicamente chi conosce l'SQL sa essere il like, quindi è la parola stessa con un operatore che è una sorta di carattere jolly, ma non è il jolly, è la percentuale. Quindi dicendo simile a percentuale, io sto dicendo tutti quelli che iniziano per A, è case sensitive, quindi in questo caso per A maiuscola. Quindi facendo così, ecco che nel progetto per A ci inizia solo aperto e quindi lui becca solo quello. Alla stessa maniera, se io mettessi la percentuale all'inizio, direi tutti quelli che terminano per O, quindi simile a percentuale O, quindi terminano per O, e infatti hanno la O alla fine. Se invece io vado a mettere la percentuale all'inizio o alla fine, è equivalente a dire contiene, mantenendo la differenza tra maiuscola e minuscola, perché si aspetta che sia prima che dopo ci sia qualunque cosa, e quindi la O può essere contenuta. Per il contiene c'è un valore ben preciso, si chiama proprio contiene, e in questo caso non è case sensitive, quindi io posso mettere anche le minuscole e lui mi beccherebbe anche i valori che sono maiuscoli. Questo tipo di filtro è un filtro testuale. Potrei ad esempio mettere un filtro nelle date, quindi se io togliamo tutti i filtri, facendo un clic nell'intestazione della data, subito non riesco a selezionare le date, quindi posso scegliere un valore qualunque. Andando poi in modifica, gli posso dire guarda, è tra ad esempio il primo di settembre e l'8 di settembre. In questo caso l'operatore tra mi modifica il filtro facendomi scegliere tra queste due date. Alla stessa maniera potrei dire anziché tra maggiore o uguale del primo di settembre, e quindi c'è un filtro sulla data. Alla stessa maniera, come si fa sulla data, lo possiamo fare anche sui valori numerici.
Quindi in questo caso nel costo io potrei o scegliere già un valore e quindi lui mi trovo un filtro che è uguale a quel valore, oppure potrei dire guarda, è maggiore o uguale di 100, quindi un valore numerico, oppure anche qui è compreso da, quindi tra il 100 e il 200, oppure posso liberamente scrivere. Quindi per quanto riguarda i filtri abbiamo un'ampia libertà. Li posso, come abbiamo detto, disabilitare, abilitare tutto quello che io faccio. Se non ho chiaro quali filtri sto mettendo e vorrei ricominciare da capo, anziché cancellarli tutti quanti uno per volta, posso fare reimposta e lui mi torna alla situazione di partenza. Questo vedremo vale non solo per i filtri, ma anche per gli ordinamenti, raggruppamenti. Tutte le altre operazioni che vedremo in altri video, che è possibile fare all'interno del report interattivo, che non siano soltanto filtri, ma anche attività di tipo differente.